Sicuramente insieme a Antonio e Annunzio abbiamo fatto una passeggiata per la Campania, ma soprattutto nell'Irpinia, quindi prodotti simbolo di questa terra come i porcini, come gli ovuli, il tartufo, l'agnello, il torrono saranno proprio i protagonisti di questi eventi fra pranzo e cena e quant'altro. Stasera ci saranno due primi piatti, un risotto con dei porcini, del tartufo e poi ci sarà un tortello con stracotto e una salsa acidula di spinaci. Mentre il secondo logicamente è l'agnello laticauda, che in questo caso lo faremo con una parmigiana di melanzane. Logicamente per dessert abbiamo riprodotto il torrone in un'altra forma, in un'altra consistenza e poi logicamente diamo anche un qualcosa che rappresenta un po' l'Italia in generale per il dolce finale. Oggi saranno presenti i vini del professor Moio, quindi i vini di Quinto Decimo, quindi tra i bianchi e i rossi spazieranno tutti i vini del grande professore Moio. Sinceramente quando abbiamo proposto il menù ci è stato subito accettato perché il ministro voleva, Piantedosi voleva proprio che la terra irpina figurasse in tutti i piatti, anche come Nunzio e come Antonio che sono i rispettivi chef di Villa Orsini e di Orsini Mood che prepareranno in contemporanea cena per tutti i delegati, per delegazioni, ma soprattutto anche giornalisti, anche per le forze dell'ordine perché anche loro avranno la loro parte. Siamo tanti, siamo oltre 40. Oltre 40 fra la cucina mia e le due brigate residenti. Allora, alla cena di gala ci saranno una decina di aperitivi, tra cui anche le pizze, perché abbiamo dovuto fare una passeggiata totale per la Campania, quindi dalla costiera, Ischia, Capri, l'entroterra. Poi ci saranno due primi, un'entrata, due primi, un secondo e un dessert. Diciamo che l'organizzazione è partita da molti mesi, perché non è stata facile. Almeno sei mesi, come diceva Antonio, perché è molto complicata, perché comunque anche le autorizzazioni per i piatti ci sono state comunicate in tempi proprio stretti, all'ultimo minuto, e quindi, ripeto, non è solo la cena di gala dei ministri, ma c'è un'organizzazione dietro che è veramente enorme, e quindi anche questi due ragazzi stanno facendo un lavoro quotidianamente molto molto importante. Noi ci prendiamo i meriti della cena di gala, ma tutto quello che viene fatto dalla proprietà, dall'organizzazione della proprietà e da questi ragazzi è veramente un lavoro enorme, veramente enorme. Parlo proprio dell'esperienza, è un'esperienza molto molto importante. Molto importante perché ci troviamo con i ministri degli interni di tutto il mondo, dei paesi più importanti, e quindi vogliamo cercare di, con occhi chiusi, far capire dove stanno in questo momento. Come questo è ripetibile. Oggi infatti a pranzo abbiamo oltre 400 coperti tra delegazioni, giornalisti, forze dell'ordine e poi comunque anche domani altre 400, stasera anche altre 200 oltre i ministri, quindi consideriamo anche tutto il resto che c'è intorno, quindi non è soltanto la cena di gala e poi domani i ministri mangeranno le nostre cantine, faranno un passaggio nelle nostre cantine storiche, delle antiche cantine romane, e qui faremo un percorso degustativo soltanto di prodotti irpini, tra cui il tartufo bianco, faremo dei tagliolini con farina di castagne di Montella, quindi richiamiamo tutti i prodotti della zona, dei fagottini alla genovese con la famosa cipolla ramata di Montoro, quindi cerchiamo di abbinare tutti i nostri prodotti più importanti della zona. Ma guarda, siamo ormai pronti perché da giorni, come dicevano anche i miei colleghi, quindi siamo già pronti e sperando di poter far degustare e far rimanere un bel ricordo dei nostri piatti, quindi è un percorso che comunque ci ha fatto veramente piacere averli qui con noi e quindi speriamo che rimarrà un po' dell'Irpinia in ognuno di loro.